Dimmi, mica è successo qualcosa? Che c'è che mi sta venendo già la pelle d'oca? Brilla. Pensavo si fosse mosso qualcosa. Cosa? Caspita. Guarda. Già. Bravo. Continua a stare qua vicino a noi, così noi capiamo. È lo stesso punto che prima. Sì. Sei un bambino? Sì. Un maschietto? Sì. Piccino. Ciao piccolo. Ciao piccolino. Ti fa piacere che siamo venuti, vero? Ti abbiamo portato anche dei giocattoli, sei contento? Guarda che roba. Sono tutti tuoi quei giochi. Ci puoi giocare, sai? È contento. Hai sofferto tanto? Però ormai quello fa parte del passato. Dove sei, stai meglio, vero? Sei felice adesso? Sei sereno? Mamma mia. Ti faccio un'altra domanda. Sei tu che prima hai toccato la mano di Monica, che la facevi scaldare? Quando eravamo di là? Eri tu che mi scaldavi la mano? Sento delle voci. Sento. Ma secondo me arrivano dai palazzi di là. No, di là. Sì? È entrato qualcuno. Ah, non so di chi.
Tu hai però lasciato lo zoom lì. Lo zoom dov'è? Ok. Mamma, guarda come brilla. Senti una cosa, riesci a far brillare anche questo qua che ho in mano io, questo strumento? Provi a far brillare anche questo strumento qua che ho in mano io, bianco, di grigio. Sei andato via? Sei ancora qui con noi? Sei ancora qui con noi? Vado via. Vado via. Ah, guarda, guarda. Ok. Vuoi chiedergli qualcos'altro? Senti un po'. Quanti anni hai? Lo so che non puoi parlare, però facciamo un gioco. Se io indovino la tua età, fai arrivare questo strumento con cui stai giocando fino all'arancione, ok? Così io capisco. Hai 3 anni? Hai 5 anni? Hai 6 anni? Facciamo un altro gioco. Vedi che le tacche sono numerate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fai arrivare tutte le tacche e illumina ogni tacca. Sappiamo che ogni tacca è il tuo anno. Sei capace a fare questo gioco? No. Hai 10 anni? Hai 1 anno? Forse gli sto chiedendo troppo. Bisogna vedere anche lui quanta energia riesce a... Che la voglia di comunicare c'è. Prima sei riuscito a farlo arrivare quasi fino al giallo. Vedi? Provaci di nuovo. Sei contento che siamo qua, che siamo venuti a trovarti? Poi lo sai che mi vengono in mente i nomi. A me prima mi veniva in mente un nome. Sì? Sì. Quale? Ti chiami Pietro? No. Forse. Se ti chiami Pietro, prova ad andare un po' più in su rispetto a come sei adesso. Fisso. Eccolo. Ti chiami Pietro? Sì, sì. Puoi averci azzeccato, perché vedi che è fisso. Mm-mm. E comunque tenta di farlo brillare. Ciao Pietro. Sempre che tu ti chiami così, rimane fisso. Eccolo, vedi. Senti, vieni con me, avviciniamoci a questi giocattoli, vieni. Proviamo a giocarci un po'.
Pietro, senti un po', ti piace giocare a palla? Hai paura di entrare in questa stanza, Pietro? È come se fosse proprio presente solo lui. Sì. Eppure... come se non volesse oltrepassare quella zona lì. Prova a... Infatti vedo che brilla di nuovo. Tu sei sempre qua, vero? Pietro, preferisci stare di qua e non entrare in questa stanza? Ti fa paura andare dall'altra parte? Ragazzi, abbiamo la scheda della memory piena, quindi stiamo facendo il cambio della memory. E intanto però il bambino, che io chiamerò Pietro perché... ho percepito questo nome, che sta continuando a far brillare il nostro RF. Sei ancora qui? Ti va di avvicinarti di nuovo a noi? Eccolo. Pietro, sei qua, di nuovo con noi. È ancora caldo la mano? No. Ehi. Allora, noi adesso continueremo l'ispezione, perché magari c'è qualche altro tuo amichetto, esatto, che è stato qui con te. Vediamo se c'è qualcuno. Se ci vuoi seguire, puoi seguirci, eh? Ok, o se no puoi stare qua a giocare con i giochi. Puoi provare a tirare un calcio al pallone o a prendere la mucchina. C'è qualcuno? Ci stai dicendo qualcosa, che c'è qualcuno dentro? Ora vieni a riprendere. Abbiamo sentito che è entrato qualcun altro. Oh, arrivano da fuori, sembra che sia interno. A volte succede. Ma sei tu che stai andando no, così? No, ti giuro, non sono io. Come è possibile? Porca miseria. Cioè, è basso. Sì, sì. Pietro, vuoi dirci qualcosa? Ho acquistato energia. Vuoi che non andiamo via? Vuoi che rimaniamo qua? Se sì, fai arrivare fino al rosso. Vuoi che restiamo qui con te a farti compagnia? Hai paura? Guarda, guarda. Guarda. Hai paura? Hai paura, Pietro? Sì.
Perché hai paura? Vuoi venire con noi a fare il giro del luogo, così possiamo conoscere anche altri tuoi amici? Passi? Però secondo me vengono da fuori. Dici? Sì. No, sono sopra. Sì, c'è qualcuno sopra. Allora ragazzi, abbiamo tolto tutta la roba di là perché a un certo punto abbiamo sentito dei passi al piano superiore. Non erano entità, non erano fantasmi, ma erano molto probabilmente degli urbex, e quindi abbiamo preferito togliere tutto. E adesso ci siamo trasferiti in un'altra parte, sempre della struttura, ma nel lato di fronte. Quindi adesso ci stavamo un attimino aggiustando e abbiamo acceso di nuovo gli strumenti, e il K2 niente, ma l'RF invece ha iniziato a brillare. Adesso vi facciamo vedere. Stai fermo un attimo, che sennò mi prendo con... Vedete ragazzi? O è il bambino che, come gli ho detto, se voleva seguirci, oppure ci saranno dei cavi. Guarda, è proprio in un punto esatto, perché è proprio qua. Perché come mi allontano... Niente. Pietro, sei tu? Pietro, sei tu che mi ci hai seguito? Se sì, vai fino all'arancione. Mamma mia. Facciamo un gioco, noi facciamo un passo indietro. Vieni con noi e ci fai brillare quello strumento come stai facendo adesso. Ok, prova a venire qua, mo. Seguici, vieni con noi. Ok, dai, proviamo a farci ancora un giro di qua. Già, caspita. C'è qualcuno qui che non sia Pietro? Mamma mia, qua. È una brillata differente. Scusate, io il K2 l'ho tenuto in tasca. Vediamo, c'è qualcuno qui? È differente qua. C'è qualcuno qui? Qua era una sorta di... Forse di accettazione, guarda, vedi? C'era una specie di ufficio per aspettare. Sì, infatti. Mamma mia, ragazzi. Vedere. Qua sta impazzendo, eh? C'è qualcuno qua? E quando siamo entrati, appena siamo entrati, ci hai fatto schizzare lo strumento all'esterno. C'è una presenza fissa qua, mi gira la testa. Sì? Come me dall'altra parte che mi sentivo svarione. Sì, mi gira forte la testa. Era lì, non c'è. Vedi che secondo me io qua quello sento peggio rispetto a là. Di qua.
qua è un fichetto che la gente viene poi sì. Come tipo la posta, no? Sì, magari facevano appunto l'accettazione dei pazienti. C'è qualcuno qui? Pietro, sei ancora qui con noi? C'è qualcuno qui che vuole parlare con noi? Qualche bambino? Che è stato ricoverato in questa struttura? Sta andando giù il brutto della batteria. Davvero? Sì. Quest'ala qua è più tosta, è vero? Tosta. La sento anch'io più tosta. E forse comincio a capire perché prima Pietro non voleva venire di qua. Immagina come se le anime fossero rimaste qua in loop ancora. I bambini hanno paura di andare in alcune zone. Eh certo, ma sicuro. Molto probabilmente non voleva venire da questa parte qua. Può darsi che qua ci sia un'anima di qualcuno che era più severo, che li picchiava, li controllava, e loro tendono a nascondersi. Avete paura di questa zona qua? Beh, come biasimarli, cioè con quello che hanno subito, poverini. Proviamo a spostarci un attimino. Proviamo a spostarci. Potrebbe anche che ci sia l'anima del dottore che gira. Qua dentro, secondo te? Lana. Facciamo questo pezzo qua. Scusa, un attimino. Amore, aspetta. Vai pure. Una specie di pagliaio. Questa? No, ma questa te la devo dire. Cosa? La batteria prima era di meno, adesso di più. Ah sì? La carica, sì. Non so. È come se fosse impazzita. Pazzesco. Qua è più atroce, lo sto sentendo. Io avevo letto che c'erano due zone, una zona dove facevano proprio cose pesanti e un'altra dove c'erano meno sofferenze. Può darsi che qua era quella più tosta. Qua forse dove quella bestia si divertiva. Gli abbiamo dovuto
Anche qua c'è questa roba qua, chissà cosa. Appena sono entrato, solo che mo ha smesso. No, che stavo dicendo che questa roba qua l'ho vista anche di là. Guarda, vedi che troppo non l'ho toccato. Ho fatto la stessa cosa di prima e brilla. Questo. C'era anche di là. Infatti sta brillando. Chissà che cos'era, deve essere qualcosa che forse teneva bloccato. Può darsi. Sta brillando? Adesso no, però prima sì. C'entro con qualcosa che avete subito voi, questa roba qua? Guarda. Incredibile, ragazzi. Incredibile. Vado avanti? Sì. C'ho i brividi. Sai cos'è quelle? Sono parti di i banchi, guarda amore, guarda signor. Che cos'è. Ecco che cos'è. I banchi. Cos'è? Hai sentito anche tu? Nasi. Infatti. Qua doveva essere l'aula, che poi anche lì un'aula qua dentro. Cos'è? Una cattedra forse questa, no? Poi c'erano i banchi. Non so se sta brillando. Sì? Sì, mi ha dato una brillata quando ho detto che erano i banchi e che era la cattedra. Qui venivate a fare lezione? Vi insegnavano qualcosa qua? Pazzesco ragazzi, pazzesco. Mamma mia, ho la pelle d'oca. Ho i brividi. Guarda che roba. Qui venivate a fare lezione? Vi piaceva venire qua? Non vi piaceva? Se non vi piaceva, fate brillare quegli strumenti, così noi capiamo, possiamo comunicare con voi. Pietro, sei ancora tu con noi? Mamma mia. Pietro, sei tu? Sì, fai arrivare fino all'arancione, così capiamo che sei tu, Pietro. Mamma mia. Si sforza, eh. Continua a riprendere qua, io voglio andare a riprendere. Sì, appena tocco sta roba. Sì, tocchi i banchi, incredibile. Però è strano perché comunque non è che siano banchi. Cioè non capisco come... Queste qua sono i cosi delle sedie e si sa, i banchi. Era tipo delle sedie. Sì, sì, però questo qua non sto cercando di immaginarmelo come cavolo era messo. Ma magari era... Ai lati forse. La seduta. Cioè,
Allora, adesso proviamo a fare un po' di silenzio, che magari ci lascia qualche messaggio nella telecamera. Se volete, potete lasciare un messaggio avvicinandovi e sussurrando qualcosa alle nostre telecamere, così noi poi quando arriviamo a casa possiamo capire che cosa volevate dirci. Sta brillando. È incredibile, ragazzi. Su una cattedra di legno. Qua dentro non c'è nulla. Eh sì. La prossima volta sai cosa dobbiamo portare quando capita? Una candela bianca che gliela accendiamo, sì, e gliela si lascia lì, di quelle piccoline che... Dagli un po' di conforto, un po' di luce. Pietro, sei tu? E se fosse il dottore? Giorgio, sei tu? Che poi vabbè, lui in realtà è stato gambizzato, però non si sa dove, non sì, sappiamo non se... Perché poi gli hanno fatto una sorta di processo, infatti. Qui erano entrati poi i carabinieri dopo che un giornalista si era introdotto e ha fatto un reportage di nascosto. Però appunto non è che è morto qua, dubito che la sua anima possa vagare qua, però... Giorgio, sei tu? Anzi, Giorgio, è lei? Sei l'elettricista? No, secondo me è un bambino. No, infatti, secondo me è un bambino. Vedi, io adesso è più... Sei un bambino? Un maschietto? Brilla più... Si vede che è più intenso, rimane più fisso. Sì. Incredibile. Siete in tanti? Siete contenti che siamo qua, siamo venuti a trovarvi? Siete contenti? Proviamo a spostarci. Proviamo a spostarci.